no, no. Per favore veloci, quattro piedi al centro. Passate. Eccellenza Reverendissima Monsignor Adolfo Tito Yllana, il Signore le dia pace. Benvenuto nel cuore della Terra Santa, benvenuto a Gerusalemme, città santa e amata da tutta la discendenza di Abramo, ebrei, cristiani e musulmani. Benvenuto nel cuore dei luoghi santi, questa basilica che custodisce la memoria della passione, morte e risurrezione di nostro Signore Gesù Cristo.
Sul Calvario il Signore Gesù è stato innalzato per attirare a sé ogni creatura e manifestare l'amore del Padre. Dio infatti non ha mandato il Figlio nel mondo per condannare il mondo, ma perché il mondo sia salvato per mezzo di Lui. Nel Santo Sepolcro fu deposto il corpo del Cristo e senza vedere la corruzione è risuscitato il terzo giorno, giorno della sua vittoria definitiva sulla morte, dell'inizio di una nuova creazione, dell'introduzione della nostra vita e della nostra carne, della nostra umanità nella vita stessa di Dio. Questo luogo è caro a tutti i cristiani e in questi ultimi anni le relazioni con le comunità sorelle, per grazia di Dio, sono divenute sempre più fraterne. Questo è l'unico luogo al mondo in cui quotidianamente sale al Dio uno e trino la preghiera dei suoi figli nelle lingue dell'Oriente e dell'Occidente, durante il giorno e in modo ancor più suggestivo e significativo durante la notte. Qui c'è l'unico altare al mondo sul quale sia latini, sia greci, sia armeni celebrano regolarmente il mistero pasquale dell'Eucarestia, non ancora insieme, ma già su quello stesso altare che è sopra la pietra sulla quale fu deposto il Cristo morto, la pietra che ha visto il Cristo risorgere ad opera del Padre nella potenza dello Spirito Santo. In questi ultimi anni il dialogo e la cooperazione tra le nostre comunità sorelle sono cresciuti anche grazie ai lavori di restauro che hanno permesso di restituire ai fedeli e ai pellegrini l'edicola del Santo Sepolcro interamente restaurata e bella e che nei prossimi anni permetteranno di rendere ancor più decorosa e accogliente l'intera Basilica. Ci auspichiamo che quest'opera possa rappresentare sempre più il segno del cammino di unità tra le Chiese, perché si possa realizzare la preghiera del Signore Gesù al Padre per i Suoi discepoli, che siano una sola cosa, come noi siamo una sola cosa, io in loro e tu in me, perché siano perfetti nell'unità e il mondo conosca che tu mi hai mandato e che li hai amati come hai amato me. Come lei ben sa, questa è una terra dove le tensioni si possono scatenare improvvisamente come un temporale estivo o come un terremoto. In questa terra e in questa città i singoli gesti e le singole parole hanno un peso e una risonanza tale per cui è davvero richiesto che la carità e la prudenza sappiano impregnare ogni azione e ogni discorso. È questo dono di sapienza, di carità e prudenza che invochiamo per lei nel suo servizio diplomatico in questa terra, nei paesi che rientrano nel suo mandato e in questa città. Un servizio diplomatico che lei svolgerà rappresentando qui la Santa Sede e il Santo Padre, il Papa Francesco. Ci auguriamo che in questa terra santa, anche grazie ai suoi sforzi e al suo impegno, cresca sempre più questo tipo di diplomazia ispirata alla sapienza biblica e cristiana e a quelle indicazioni che Papa Francesco ci ha offerto nell'enciclica Fratelli Tutti, orientando tutto l'agire sociale, economico, politico e religioso all'incontro e al dialogo tra le persone, tra le istituzioni, tra i popoli e le nazioni, tra i credenti e i responsabili delle diverse religioni, perché si possa crescere nel rispetto reciproco, nel rispetto della verità e della memoria, della giustizia e dell'equità, aperti alla misericordia e alla riconciliazione, nella ricerca di vie percorribili per addivenire ad accordi che aiutino a vivere insieme nella fraternità. Ci auguriamo che lì dove oggi ancora prevale la divisione possa domani regnare la condivisione. Qui più che altrove abbiamo bisogno di una diplomazia che sappia ispirarsi proprio al mistero contenuto in questa basilica, che è anzitutto il mistero del Calvario. Come ci ricorda la lettera di San Paolo agli Efesini, il Cristo è la nostra pace, colui che di due ha fatto una cosa sola, abbattendo il muro di separazione che li divideva, cioè l'inimicizia,
per mezzo della sua carne, possa, attraverso il suo servizio diplomatico, contribuire a quest'opera di pace, di riconciliazione, di superamento del muro di separazione dell'inimicizia e del pregiudizio. Abbiamo bisogno di una diplomazia che sappia ispirarsi anche al mistero della tomba vuota, che è il cuore di questa basilica. È sempre l'Apostolo delle genti a ricordarci che il Padre ci illumina interiormente e ci dona la fede nel Signore Gesù e la capacità di amare, portandoci a comprendere a quale speranza siamo stati chiamati. È la fede nel Signore risorto a risvegliare in noi anche la capacità di sostenere percorsi di fiducia, di amore e di speranza. Le virtù teologali sono un sostegno straordinario per chi voglia portare avanti un'azione diplomatica fondata non sulla deterrenza della forza, ma sulla forza della fiducia, dell'amore e della speranza. Come frati minori della custodia di Terra Santa, qui presenti ormai da 8 secoli, abbiamo sempre sentito la vicinanza del Santo Padre attraverso i primi interventi risalenti ai tempi di Papa Gregorio IX, amico personale dello stesso San Francesco d'Assisi, poi attraverso il mandato affidatoci da Papa Clemente VI nel 1342 di vivere nei luoghi santi, di pregare in questi luoghi, di renderli accessibili e di prendercene cura. Infine, in tempi recenti, lo stesso Papa Francesco ci ha confermati in questa missione e ci ha esortati a essere in questa terra testimoni gioiosi del risorto. Come frati minori della custodia di Terra Santa, le siamo vicini, le assicuriamo la nostra preghiera costante e la nostra fedele e leale collaborazione. Che il Signore risorto le dia quotidianamente la forza di servire con amore la Chiesa in questa terra e le dia la capacità di entrare in relazione con tutti gli uomini e le donne di buona volontà, appartenenti alle varie confessioni cristiane, alle varie fedi e religioni, ai diversi popoli e nazioni che abitano nei territori che rientrano nel suo mandato. Il Signore la ricolmi di ogni grazia e benedizione nel suo mistero e le doni la sua pace. Grazie mille.
cielo. Io resto qui. Dopo, quando loro escono, facciamo tutti insieme la genufletta. Noi facciamo l'arco. Domine exaudi orazione meam. Dominus vobiscum. Dixit angelus sic mulieribus, nolite timere vos. Scio enim quod Iesum, qui crucifixus est queritis, non est hic, surrexit enim sicut dixit. Venite, videte locum ubi positus erat, et cito euntes dicite discipulis eius, surrexit a mortuis, et ecce precedit vos in Galileam, Ieum videbisis. Oremus. Deus, qui per triumphalem unigeniti tui resurrectione, hic mundo salutis remedia conculisti, atque aeternitatis nobis aditum de victa morte reserasti, da nobis quesumus, ut qui resurrectionis dominice solemnia colimus, per innovationem tui spiritus in lumine vite resurgamus, per dominum nostrum Iesum Christum filium tuum,
qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Then Simon Peter came, following him, and went into the tomb. John 20, chapter 20, verse 6. Most Reverend Excellency, welcome to Jerusalem, and welcome here to the Holy Sepulchre, the heart of the Mother Church of Jerusalem, whose main mission is precisely to preserve the memory of Christ's death and resurrection, not only through the sacraments that the Church continually celebrates with its community, but also through the attachment to this physical place, the empty tomb, the tangible sign of the historicity of our faith. In the main moments of our ecclesial life, like this one, our church gathers around this place to remind us that every beginning, every choice, every ecclesial orientation must start from here, from bowing our head and bending down in this small building to make us remember that the life of the Church springs from here. It is on this place that we must build our projects for the future, that is, from the Paschal memory, the foundation of our hope and of the life of the world. Together with me, all the bishops of the Catholic Church of the Holy Land are present, Melkites, Maronites, Syriac Catholics, Chaldeans, Armenian Catholics, of course also Latins, Franciscans, etc., etc. All of us are an expression of the multiform tradition of the Church of the Holy Land. You will have the opportunity to experience that we are a church in which challenges are certainly not lacking, but in which you will also be able to see its vitality and beauty through the presence of many initiatives and activities. You'll be able to see them in the attention to the scholastic and academic world, to healthcare, in the service of young people, in many parishes scattered throughout the territory, in the holy places, in a rich religious presence, and in varied pastoral and social activities that the Church safeguards, accompanying its community on its journey. Ours is also a church that speaks many languages and that has many colors. And that some of us even goes beyond the borders of different countries. Arabic is the main language. It is the language of the beating heart of the Church of the Holy Land, of the Arab and above all Palestinian community, which is the memory and the root that sustains the spiritual and material building of the Church. People who do not yet see the end of their desire for peace and serenity in their land, but who are jealous of their own traditions, proud guardians of the Christian memory of the Holy Land. Together with them are Hebrew-speaking Catholics, foreign workers, migrants. Ours is a church of pilgrims, who, even if they cannot be present now due to the pandemic, remain an integral part of our ecclesial life. The multiformity of the ecclesial life of the Holy Land is also manifested in the presence of all Christian churches, which, like us, have their roots here, and with which we have a vital, fruitful, and precious relationship. The presence of the Christian authorities here bears witness to this. You will be able to become aware of the bond that exists between us, also, or mainly, when you visit the parish communities in your visit in our land. We are a church that lives and works in a largely Islamic or Jewish society. Interreligious dialogue is constitutive of our identity.
dialogue which is not always easy, which starts from real life and never just academic, but for this very reason, essential. We are a church that notoriously lives in a wounded and divisive political and social context. The Israeli-Palestinian political conflict absorbs a large part of our energies and finds expression not only in the repeated military tension or political antagonism, but also in the continuous effort of our people to build a normal life, which here is always exhausting and tiring. Traveling, working, meeting, celebrating are operations that are never taken for granted and never immediate. You will soon encounter the consequences of all this. Resentments, prejudices, misunderstandings, suspicions, fears, fatigue often surface in our speeches and find space in many hearts. But you will also find a lot of determination, commitment, hope, despite everything, in the many organizations and people and persons who do not resign themselves to that sad reality, but want to live together and in peace. All this reminds our church, that bending down here in this place to safeguard the memory of Christ's death and resurrection must then lead us to bend to the needs of this land and its people. And just as the woman of the gospel came here to pour balm and oil on the wounds of the pierced body of Jesus, so too are we called to pour the balm of hope and the oil of mercy into the life of our communities. We ourselves must be balm and oil, be the perfume of resurrection and of life. Most Reverend Excellency, you bring the presence of the successor of Peter here in our land, Pope Francis, Ubi Petrus, Ibi Ecclesia. The Catholic Church of the Holy Land, the Mother Church of Jerusalem, however rich in initiatives and vibrant in life, is not complete without the presence of Peter, whom you make present among us. I assure you, in the name of all present here, of our full collaboration, and above all, from this place, our intercessory prayer for you, for the service you are about to undertake, and above all, for the Holy Father and for the whole Church in the world. Welcome to the Holy City and to Jerusalem. Amen. Your Beatitude and Your Excellencies, Honorable Consuls General, Reverend Fathers, consecrated women and men, my sisters and brothers all in the risen Lord. In awe I come to this holy place, the Basilica of the Holy Sepulcher, the place where our Divine Master, our Shepherd, and Lord completed his paschal mystery. I cannot but feel that in this hallowed place, the words of our Lord are still alive. When we enter this basilica, what Christ spoke to his disciples, he tells us now in a most eloquent and profound way that we cannot fail to understand. That indeed he truly loved the whole world, all peoples, men, women, young and old, all of us here present. Greater love hath no man than this, that the man lay down his life for his friends.
Pope Benedict XVI pondering in this holy place the wondrous event of Christ's death and resurrection, spoke that here the history of humanity was decisively changed. Evil never had the last word. Love is stronger than death. Our future and the future of humanity lies in the hands of a faithful and provident God. In the words of Pope Francis, as he came to this holy place, he said, "We receive a special grace to rediscover the grandeur of our Christian vocation, that we are men and women of resurrection and not of death." John Paul II, venerating the tomb of the risen Lord, said, "The grace of the resurrection is at work within us to overcome every conflict and tension and remove every obstacle both within and without, standing in the way of our common witness to Christ and the reconciling power of love." Through this glorious event, which we contemplate in the Holy Sepulchre, the fruits of discrimination and hostility can finally be overcome, and a future of justice, peace, prosperity, and cooperation can rise for every man and woman, for the whole human family, and in a special way for the people who dwell in this land so dear to the heart of the Savior. From the place where our Lord was laid, his living words once again reach us distinctly. "In all truth, I tell you, unless a wheat grain falls into the earth and dies, it remains only a single grain. But if it dies, it yields a rich harvest." As children born of the love freely offered and revealed to us in this holy place, may we truly strive to reap the fruits of the single grain of the immense love sprung forth from this place, so that genuine peace, bound together by righteousness, which only He, our Lord, can give, may reign among us. For the risen Christ Himself is our peace. We all endeavor with firm hope that Jerusalem may truly be a city of peace, where God can truly dwell among all His people, for He will be all in all. Let then this fruit of peace be in the words of the psalm: "Love and faithfulness meet together. Righteousness and peace kiss each other. Faithfulness springs forth from the earth, and righteousness look down from heaven." Contemplating the risen Lord, we make now our prayer in the words which Pope Paul VI offered here when he came. "Almighty and everlasting God, the consolation of the sad, the strength of those who suffer, let the prayers of those crying out for whatever tribulation, especially those who are afflicted during this pandemic, may come to rejoice that your mercy is present to them in their own necessities." On this solemn occasion, representing the successor of Peter in the person of Pope Francis, I bring to you all his warm greetings of communion in the same hope and love in the risen Lord.
I express my sincere thanks for the kind words of welcome by the Latin Patriarch, His Beatitude, Pier Battista Pizzaballa, and the Custos of the Holy Land who received me as I entered this holy place, Very Reverend Francesco Patton. I give my sincere greetings to the Greek Orthodox and to the Armenian Apostolic communities whose patriarchs are represented here, as well as the other Christian communities present. I greet my brother Catholic bishops and patriarchal vicars here present, with whom we will share during my term of office the ecclesial ministry of service for God's flock. I offer my sincere thanks to the consuls general and their representatives who have graciously come to participate at this solemn religious function. Sharing in the faith in God our Father, I address my fraternal greetings to all our sisters and brothers of the Islamic and Jewish faith present in the Holy Land, and with whom I pray that God's loving presence may always accompany each one of us and our communities. Finally, to all who have come here for prayer and veneration, as well as joining in this solemn act, I express my sincere thanks and extend to you all and to those who pray with us but not present here, the Holy Father's blessing. Thank you. Deus qui apostoli Petri successoni famulum tuum Franciscum elegisti, tutius gregis esse pastorem, supplicantem populum in tua ere propitios, ot presta, ot qui Christe vices gerit in terris, fratres confermi, et omnis ecclesia commo communicet in vinculo unitatis, amoris et pacis, qua te nos in te animarum pastore, omnes veritatem et vitam assequantum aeternam, per Dominum nostrum Iesum Christum, filium tuum, qui tecum vivit et regnat, in unitate Spiritus Sancti, Deus per omnia saecula saeculorum. Venerabilis Pater Adolfus Titus, Dei et Apostolice Sedis Gratia, Uius Sancte Ecclesiae Pius, Romani Pontifici Nomine, Omnibus ic Presentibus Vere Penitentibus, Confessis ac Sacra Communione Refectis, Benedictionem Impertiet, cum Indulgenza Plenaria. Rogate Deum, pro Beatissimo Papa Nostro Francisco, pro Patriarca nostro, Petro Baptista, et Sancta Matre Ecclesia, et in eius plena comunione, vite sanctitate, studete ambulare. Dominus vobiscum. Deus qui per resurrectionem unigeniti sui, dignatus est vobis bonum redemptionis, adoptionis qui confere, sua benedictione vos tribuat gaude con gaudere. Et quo redimenti participistis donum perpetua libertatis,
eol argenti hereditatis et tene consortes e feci baliatis. Et cui resurrexistis in baptisma team credendo, adiunge Mariam in patria celesti, nunc recte vivendo. Per intercessionem beatorum apostolorum Petri et Pauli, benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen.